hula hoop e mini led luminal park. Visto che a casa regolarmente perdo tutte le gare di hula hoop contro Margherita, perché io sono negata, diciamo la verità, per dispetto le ho sequestrato i suoi due hula hoop e ci farò un lume a sospensione con i mini led luminal park. Poi magari gliela metto in camera da letto. Vediamo! Lo rivesto con del nastro di tulle, così, e lo passo tutto intorno al cerchio. Non lo tiro, lo lascio un po' morbido, lo accavallo, torno indietro, cioè voglio creare una superficie un po' irregolare e anche un pochino più spessa, diciamo, di quello che è veramente il hula hoop stesso. Ho scelto un tulle bianco, però se avete un hula hoop colorato o lo dipingete con dello spray bianco oppure dovrete cambiare colore, perché il tulle è talmente sottile che anche ripassandolo, anche andando un pochino avanti e indietro come sto facendo adesso, comunque è un materiale trasparente. Voglio che sia proprio un po' disordinato. È tutto coperto e adesso lo fermo. Nascondo il sotto. Posso costruire il lume sia usando un hula hoop solo sia usandone due. Io però voglio provare a farlo con due perché mi piace di più, vorrei che fosse una specie di cono di luce che scende. Ne ho preparato un altro e adesso li lego insieme con dello spago. Allora, un metro, due metri, tre metri, quattro e 5. Divido il mio spago, che so essere di 15 metri, in tre pezzi, quindi tre pezzi da 5 metri. Durissimo. Faccio un nodo per sicurezza e poi lo blocco con le fascette. Lego il secondo hula hoop all'interno e deve essere più o meno equidistante, no, senza più o meno, deve essere equidistante. Faccio un altro nodo e di nuovo lo blocco con le fascette da cablaggio. Adesso io mi sono complicata la vita, però viene molto carino anche soltanto con uno. È una scelta estetica il fatto che siano due. Bene, qua lo riblocco. Uno. Due. Si può fare anche con delle corde in polipropilene colorate, usare della stoffa, usare del tessuto grezzo, delle bandane. Taglio l'eccesso delle fascette. Sa che devo cambiare forbici, perché queste, dopo anni di onorato servizio, mi mollano. Altra scelta se farlo pendere all'interno o all'esterno. Io lo vorrei fare così, per quello ho poi ribloccato la seconda volta le fascette. E questa è la struttura del mio lampadario. Mancano le lucine, se no che lampadario è? È bellissimo lavorare con la luce, mi sento un po' Picasso quando faceva tutti i disegni solo muovendo una lampadina. Beh, diciamo. Così, un'aspirazione. La prossima volta mi faccio aiutare da Margherita, perché effettivamente lavorare da soli è un po' complicato, conviene lavorare sospesi. Però sono soddisfatta. Ecco come fare.